Salve, questo è il secondo video. Quindi abbiamo visto tutti i suoni con suoni vocalici, eccetto il suono U, che è il nesso omicron Y. Questo nesso è stato pronunciato U sin dall'antichità, quindi anche chi ha studiato il greco antico lo pronuncia. Quindi sorry, scusate. Epsilon iota e iota, vabbè, questo è maiuscolo. Alfa iota e minuscolo. Ok. Quindi omega Y U, anzi, maiuscolo è così. Ok. Abbastanza chiaro, no? Cominciamo con alcuni eccetti. Fate attenzione quando la Y segue non la O, l'omicron. Poiché anticamente questo era un suono I, che poi ha dato, in questi nessi era già U, la U poi passa facilmente alla V, quindi era diventato V. Se quello è il suono che segue, è un suono sonoro, sono i suoni dove vibrano le corde vocali, quindi sarebbero V, G, Z, L, R, M. N si pronuncia V. Forse è più facile dire quali sono i suoni soldi. P, T, K, S, SH non c'è in greco. P, T, K, S, SH corrispondenti aspirati della P la F, della T la TH e della K la H che ancora non abbiamo fatti. Comunque, diciamo che le due pronunce in questi nessi sono, ve lo scrivo con i caratteri latini, af, av, af, ev o ef. Piccola curiosità, buona novella, Evangelion, v, la eu di fronte alla di fronte a qualsiasi consonante, in questo nesso sempre V, Evangelio, da cui viene il nostro Vangelo. Quindi già la pronuncia Vangelo in italiano segue le norme del greco moderno, anche se possiamo dire che queste pronunce risalgono a molti, molti secoli fa, quindi probabilmente in una fase molto arcaica. Cioè in una fase subito dopo il greco classico. Questo è quanto, poi vedremo in pratica qua, dopo quali consonanti si pronuncia V, ve l'ho accennato, e quali F. Quindi adesso per stare sul chi vi dico che quando c'è alfa, Y, epsilon, Y, la pronuncia non è AI, non è AU, ma è AF o AV. Quindi cominciamo a fare un po' le consonanti davanti alle quali la Y di si pronuncia F, AF, prima di tutto andiamo a vedere veramente la F, maiuscolo è così, più o meno.
Minuscolo assomiglia un po' alla F, solo che non è così, è più corta. Vediamo un po' una prima parola, secondo quello che abbiamo già fatto. Fimi, che è esattamente la stessa origine della parola fama. Vabbè, per curiosità, c'è stato un passaggio in greco antico dall'alfa lunga a eta, che poi è diventata i, quindi da fama è diventata fimi. Quindi leggete fimi, fama. Questa è la prima parola che avete letto. Famoso pi greco. Ok? Facciamo un'altra parola col pi greco. Oltre. Ok, questo non l'abbiamo fatto, è una R, poi la faremo. Pera. Assomiglia a una P, solo che la stanghetta va sotto rispetto alla linea, vedete? Prendi. Pare. Vedremo che c'è l'accento tonico ogni parola. Pare. Quindi fi, pi, il K, che lo già conoscete. Minuscolo è spesso scritto così. Può assomigliare a una X, ma non è una X, né un chi, è un K. Praticamente è stato questo sì. Quindi piano piano si è trasformato in questo. Vediamo che le maiuscole sono molto simili, minuscola leggermente differente. Taf. Già vediamo perché si pronuncia taf. Perché è scritto così. Quando non segue niente, AYF, AF, TAF. Quindi P, P, T, K, F. Corrispondenti aspirati, italiano non solo aspirato, cioè la P che diventa F anche in italiano, è corrispondente aspirato. Nel greco alcuni sono di per sé aspirati, cioè la G è sempre aspirata, è R. Anzi, scusate, meglio così. Partiamo da quelli sordi. K, l'aspirata della K è H. A questi gancetti qua, state attenti che può sembrare la K minuscolo. Questo è maiuscolo, minuscolo è più così. Sita, sita, th, come l'inglese think. Quindi p, k, th. Vabbè, abbastanza lungo questo, arrivederci.